Grande fratello, resa dei conti tra Lorenzo e Elena, non sei mai stato chiaro. Elena Prestes si scontra con Lorenzo e Shaila. Sono tornati dalla Spagna Shaila e Lorenzo, i social non aspettavano altro che il loro ingresso nella casa del grande fratello italiano per un durissimo confronto con Javier ed Elena, che infatti c'è stato. Ma cos'è successo tra Elena e Lorenzo? Cosa si sono detti? Una volta entrati in casa, dopo il friso, Alfonso Signorini ha invitato tutti e quattro a rimanere in salotto mentre gli altri li ha spediti in camera da letto. Dopo che Elena ha visto cos'è successo in Spagna, con gli occhi che faticavano a trattenere le lacrime, se n'è uscita così. Non mi sembrati coerenti. Non sei mai stato chiaro, Lorenzo. Contenta che vi sia piaciuto il viaggio, comunque. Ora che hai una persona possiamo essere amici? Se no non ce la facevi? Siete dei gran giocatori. La concorrente del GF si è detta innamorata, ma ora si sente leggera. Quando Elena Prestes e Lorenzo si sono sentiti in collegamento con qualche difficoltà, Signorini ha fatto finta che lui e Shaila fossero ancora in Spagna, lei ha mostrato un sorriso e degli occhi desiderosi di posarsi su di lui, per dirgli tutto quello che prova e che ha provato in questi giorni di lontananza obbligata. Mi sei mancato tantissimo e tanti cuori si sono spezzati quando lei ha pronunciato queste parole alla luce di quello che è successo tra Lorenzo e Shaila. Lui ha iniziato a dire che era fantastica e che dal primo momento che l'ha vista ha provato una forte attrazione, peccato che poi il collegamento si sia interrotto. Lei rientrando in casa ha fatto presente con un sussurro che ormai gli sembrava deciso e fermo mentre lui ha ammesso ad Alfonso Signorini che non immaginavo che si fosse innamorata di me. Grande fratello, resa dei conti tra Lorenzo Shaila e Elena Javier. Pochi credono che l'amore tra Lorenzo e Shaila sia vero, alcuni credono che sia soltanto una grande attrazione e che una volta usciti dureranno come un gatto in tangenziale, altri credono che stiano soltanto giocando perché sanno che le coppie sono forti al televoto. Loro stessi hanno detto che si stanno conoscendo e che non sono innamorati. La resa dei conti tra Javier e Shaila è avvenuta così come quella tra Lorenzo e Elena. Quest'ultima ha detto finalmente di provare della leggerezza in più, ma la settimana, prima della prossima diretta del Grande Fratello, è lunga e chissà cos'altro succederà.